nostra è un'azienda che vive in grande percentuale sulla capacità, sulla creatività, come raccontavamo prima, di questi personaggi. È lì che io faccio la differenza. E quindi l'azienda deve lavorare sul creare un ambiente che favorisca il talento. Il talento è molto diverso in gestione rispetto alla persona brava, normale. E le aziende hanno bisogno di tutte e due. Un errore che a volte noi facciamo è che trattiamo allo stesso modo tutti. In una squadra uno ci può avere un Maradona, non due, non tre. Se è una squadra che gioca in grande attacco, magari anche due, ma non 11. Allora io mi devo preoccupare come faccio a far lavorare gli 8 o i 9 normali e i 2 o i 3 molto bravi, talentuosi, perché queste sono le percentuali. I talenti sono tra il 15 e il 30% massimo in un'azienda, se no non sta in piedi l'azienda. Allora la persona molto brava, io devo cercare il punto dove è più bravo e farlo lavorare su quello e premiarlo su quello. Quindi il talento è l'esatto contrario. Devi trovare il punto dove è meno bravo e massacrarlo. Perché è così che lui cresce. Un talento, quindi dici tu sei bravo a fare questa cosa e lo premi su quella cosa, e uscirà dopo poco. Perché dice sì, allora sono così bravo, dai fammi crescere, io adesso voglio di più, eccetera. Se invece riesci a trovargli i punti dove lui è debole e gli costruisci, gli riempi quei buchi, lui a sto punto trova un punto di crescita personale e a sto punto lo riesci a trascinare e fidelizzare nell'azienda.